Amici di Brace Mi Ancora, io mi trovo a Santa Maria della Carità, provincia di Napoli, praticamente da qui a Napoli sono 20 minuti. Sono venuto a trovare degli amici perché ieri questi amici hanno aperto la loro braceria, Carlino Superior Beef. Dovete sapere una cosa, io non vado mai nelle bracerie il giorno dopo l'inaugurazione perché non mi va, perché sono convinto che qualunque ristorante, ma qualunque attività abbia bisogno di un paio di mesi di rodaggio per intraprendere la strada verso la perfezione. Non mi va, di a tutto il mondo i difetti che trovo, quello che va, quello che non va. Oh, però questi hanno insistito così tanto che ho deciso di venire. Non solo solo, ci sono degli amici che poi vi presento, ma c'è anche Francesca studiate tutte le bottiglie di sto locale. Certo, perché okay, se la carne è buona c'è il sapore del vino buono. Esatto. Mi raccomando, non mi delude. Tu chi saresti? Io sarei il direttore, sì. Come ti chiami? Gabriele. Gabriele, direttore di Carlino Superior Beef. Okay. Il posto è già bello, quando entri indiscutibilmente. Grazie. Bello, proprio voi mi avete chiamato, vieni Michele, dici cosa non va, va bene. Affare fatto? Affare fatto. Io però, caro Gabriele, sono in grado di dirti se un macellaio è bravo o meno, sono in grado di dirti se il grigliatore gliela ammolla o meno, sono in grado di dirti se la carne è buona, però mi sono fatta aiutare a sto giro. Guarda, ho chiamato un'amica mia, che ha scritto un libro fighissimo, che mi ha detto: Michele, quando vai in un locale appena aperto devi controllare tre cose. Guarda, guardiamocelo insieme sto video, guardatelo pure voi perché è molto interessante. Michele, con grande gioia ti darò qualche consiglio tratto dal libro Creative Restaurant Branding che ho scritto, che è uscito un mese fa, su come giudicare questo nuovo locale che stai andando a visitare. Innanzitutto ricordati che per essere un brand vincente occorre avere un fisico per convincere, un carattere per durare e uno stile per sedurre. Fammi sapere, guarda e controlla tutto. Grazie e un bacio da Creative Restaurant Branding. Fisico, carattere e stile, questi sono i parametri, non se ne esce. Io inizio, non inizio da questa strepitosa selezione di carni, volevo iniziare dalla storia del locale, giusto? Sì. Ma me la deve raccontare il signor Carlino, che è quello Carlino de nome ma non de fatto, insomma. Bravo, bravo. Dove sta il signor Carlino, però? Se lo siamo perso. Ragazzi, allora mi servite come colonna sonora per bypassare YouTube, sennò c'è blocca il video, ok? Quando mi arriva il signor Carlino, mi partite con la colonna sonora. Buongiorno a tutti. Sai, tu sei Carlino? Io sono Carlino. Di nome e di fatto. Bella qui la baracca che hai messo su, lo sai, molto carina. Allora, breve storia della tua carriera carnivora. Tu nasci macellaio? Io non sono nato macellaio. La prima bistecca quanti anni fa l'hai tagliata? Penso 45-46 anni fa. Ah, vabbè, insomma, è passata di strada, insomma, di acqua sotto i ponti, di carbone dentro la brace, ne è passata. Questo posto è molto bello, come ti è venuto in mente ad aprirlo? È il sogno di ogni macellaio, il macellaio che come è mestiere, come lavoro, è uno dei pochi lavori che viene fatto di fronte al cliente, il taglio della carne di fronte al cliente. Però dargli il meglio è sempre a metà, perché poi comunque una volta che gli ha dato una fetta di carne il meglio possibile, lui magari va a casa, la cuoce e se la rovina, lo posso ammazzarlo. Invece il sogno del macellaio è quello là di fargliela degustare cotta, con la propria cottura, con una cottura eccezionale. La carne la selezioni te? Sì, la sì. Carne gliela cucini te o i tuoi collaboratori, il cliente deve venire, sedersi e mangiare. Si deve rilassare e si deve fidare. E si deve già emozionare, perché la vita è anche questa, è un'emozione. Carlino, queste sono tutte emozioni che conosco molto bene. Quindi io inizio il giro, va bene? Okay. Poi se rivediamo, se mangiamo una cosa insieme. Certamente. Ho portato pure un po' di disgraziati per fargli conoscere un po' la carne. Gli piace la carne? Sì, gli piace. Non è gli piace. Che dobbiamo andare. No, gli piace, te lo posso assicurare. No. Quindi io inizierei da Alfonso il macellaio. Gli andiamo subito a rompere le palle, ok? Vado, ciao. Tu saresti Alfonso. Praticamente tu stai dietro al banco, la gente arriva, ciao, vorrei questa bistecca, vorrei quest'altra, giusto? Giustissimo. E tu poi gli tagli la bistecca, li soddisfi e te li sei tolti. Gliela spieghiamo, ovviamente. Spieghi, ovviamente. Tutto bravo. Però tutti bravi a tagliare questa. Semplice. Troppo semplice. Io andrei là perché ho visto un bella Black Angus. Ho visto un Black Angus che mi ispira parecchio. Quindi tu me la tagli. L'amico Fritz poi ce la griglia. Io ero molto interessato da questo Black Angus. Bello questo Black qua, Angus. Questo Black Angus, vedo inizio frullatura 10 ottobre 2021. Tra l'altro
apriamo la parentesi sulla, per, diciamo, su sta parete dei frullatori che avete messo, è una cosa meravigliosa, entri, bene bene. Cioè effettivamente ragazzi, quando entrate in questo locale, guardi a destra, wow, guardi a sinistra, tolto Carlino, wow, ok, però tanta roba. Vai, va. A posto, lì. No, andiamo. Quanto pesa? Circa 36-37 kg. Beh ragazzino, dai. Cominciamo a togliere la prima fetta disidratata e poi ovviamente andiamo con la nostra bistecca. La prima, via, la prima ci famo, da marcare? Sì, al catto, al catto. Andiamo. Un chilo e mezzo, ci siamo, avevamo detto un chilo e due, ma melius abundare, quante ficere, come dicono i latini, che voto te dai? Un 9,5 me lo do. Ah, ti dai il 9,5, modesto il ragazzo, modesto, e perché non hai preso 10? 10 non l'ho preso perché comunque queste piccole sfilettature non ci devono essere. Quelle perché ti ho disturbato io. Esattamente, vabbè, la tua emozione per a me la modestia delle persone mi piace. Esatto. Un chilo e mezzo questa, mentre invece quest'altra che... è più spessa, più alta, sono le famose quattro dita, però pesa 1,1 kg, quindi c'è più ciccia qui. Perché una è venuta così e l'altra è venuta così? Questa qua è il lato di costata, è un taglio. Questo qua è il lato del controfiletto, parliamo di un altro taglio diverso da questo qua. Sempre della costata. Però, sempre giusto? Della costata. Mano a mano che si taglia, ragazzi, cambia la fisionomia dell'animale, esatto. L'anatomia dell'animale e cambia pure la forma delle bistecche. Esattamente, da qua poi si va a finire pure il lato della T-bone, la solita T-bone. Che è questa qua. Esattamente. Quindi qui praticamente noi in tre bistecche abbiamo tutto lo sviluppo della lombata. Esattamente. Mai vista una cosa del genere in Italia. Complimenti. Ecco, Medi, trattamela bene. Meraviglia. Salve. Ciao bello. Salve. Di dove sei? Origine Algeria. Algeria. La grigliata, la date forti. Vedo che ci hai preparato un sacco di robetta. Poi ci mangiamo pure questa. Bellissima. Senti, ma lo sai? C'hai una delle griglie più belle al mondo, eh? È una cosa meravigliosa, sono bellissime. Ragazzi, innanzitutto volevo fare i complimenti a Medi perché qua faranno 80 gradi, 90 gradi. Guarda che meraviglia che ci ha preparato picagna. La cuoce alla brasiliana, ci hai messo il sale grosso all'inizio, la temperatura interna, guardate, la sta facendo sudare. Mamma mia che meraviglia. Certo, la picagna c'ha sempre il suo fascino, eh? Bravo. Questo dispositivo di cottura, ragazzi, è unico in Italia, penso di non averlo mai visto, una roba simile, arriva direttamente dalla Spagna. Come funziona? Si abbassa, si abbassa così. Bellissimo, fantastico. Antonio e Vincenzo hanno tutti e due un canale sulla pizza, sono molto bravi, sono una Campania, dove siete voi? Casertani. Venite, venite, voi alle alte temperature siete abituati. No, venite. Guarda che spettacolo, sembra un forno a legna. È peggio qua, devo dire la verità. Va bene, allora vi lascio. Però il profumo d'andarò. Secondo me qua sopra si può cuocere pure la pizza, con queste temperature. Oh, mi raccomando ragazzi, io ho bisogno pure del vostro parere. Sto parlando di fisico e di stile. Non ho capito chi sia il fisico. Chi il fisico, no? C'è da chiederlo, guarda qua. Mentre Medi cuoce la bistecca, io intanto vi presento Carmen. Cioè, Carmen di Napoli, no? Napoli. Mi devi aiutare pure te, a valutare sto locale. Ora andiamo in cucina dove c'è Ciro, lo chef, che ci prepara la tartare. Ti piace la tartare? Sì. Ti piace? Sì. Vabbè, andiamo, va, andiamo. Dai. Ciao Ciro, come stai? No. È sempre un problema, ragazzi, quando ci sono gli chef grandi e grossi e armati di coltelli, perché non li puoi contraddire. Cioè, tu lo puoi contraddire, ma se lo contraddico io faccio una brutta fine. Ciro, tu ci prepari una tartare? Sì, una tartare.
con una scottona di un ciccia, una bella bistecca proveniente dalla Polonia, giusto? Sì. Vai, gli altri ingredienti credo di averli intuiti, burrata, mortadella favola, giusto? Una delle migliori in Italia. Salsa Worcester, limone, qui vedo il peperoncino, qui vedo il pistacchio, questo mi pare pepe, sale e mandorle. Vai Ciro, facci sognare. Carmen, ma lo diciamo, te che lavoro fai? Nutrizionista. Fai nutrizionista. La dieta iniziamo domani. Domani. Ok. Promesso. E la dieta si inizia di? Lunedì. Oggi che giorno è? Mercoledì. E quindi a Oia, vabbè. Mentre Michele è andato via con Carmen a fare la tartare, dice lui, va bene, io sto dando un'occhiata ai vini. Doppia temperatura, ragazzi, qua non si scherza, sopra i rossi e sotto i bianchi con le bolle rosate, quindi questo già mi piace, c'è un sacco di cura. E poi soprattutto una bella esposizione di vini, che insomma anche l'occhio vuole la sua parte. E continuiamo da questa parte con questa cosa magnifica, quindi un posto dedicato all'esposizione, questa è pura bellezza. E poi sono andata anche sotto e continua qua con tutti i formati speciali, perché qua ci sono delle bottiglione. Doppia vetrina, quindi se stai seduto dall'altra parte continui a vedere i vini. Molto bello. Calcolando che questo posto è veramente aperto da qualche giorno, direi che sono stati molto molto bravi. Qui dentro già ho visto che ci sono i grandi vini della zona. Poi hanno anche delle bolle italiane. E poi ovviamente qui si fa carne, quindi ci sono anche i super vini Barolo. Ho visto anche dei primitivi. Ora vado a studiare un pochino perché nel pranzo voglio assaggiare qualche chicchetta. Vedi Carmen, sta mettendo il fumo dentro la cloche. Praticamente loro considerano il fumo come un ingrediente. Dai Giro, alza tutto! Olè. Metti il naso. Ah, senti qua che affumicata che gli ha dato, mi piace. Guarda Michele che si sta inventando, una volta si faceva idea la collezione di farfalle, mo per fuma tartar, è proprio peggio, pessimo, pessimo. A Carmen, buon appetito. Buon appetito. Mortacci quanto è buona, mamma mia, Ciro che hai tirato fuori? A Ciro, come si dice a Napoli quando una cosa è buona, 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 buona? La faccia mia. Ah, bravo. Senti, grazie mille. Torno da Medi che mi sa che la bistecca è pronta. Andiamo giù? No, com'è che si fa? Non scotta, siamo sicuri. Vieni bella, vieni giù. Gli davo l'ultima botta. Olè! Tiè, mamma mia, guarda, tiè. Saranno 40 metri quadri, saranno. Ragazzi, la picagna è quasi pronta. Guardate qui come frigge. Medi, se sei d'accordo, la picagna la facciamo tagliare a quegli sciagurati che sono venuti a scroccare il pranzo. Vai Medi, portagli da mangiare a quelli, va. Secondo me non se lo meritano, però vabbè. Hai fatto un bel lavoro, mettigliela a mezzo, guarda che facce che fanno, tiè, questi non mangiano da una settimana. Famo lavorarsi due, guarda. Prego. Che facce che c'hanno. Ma fammi vedere come si qua, fa. Le classiche facce di chi non ha mai fatto niente in vita sua. Vieni qua, avanti, eh. Adesso faccio un guaio, l'assassino sta carne. Senti, poi moderno quello del parrucchiere tuo. È suo padre. Perfetto, tutto in casa. Ok. Ti piace siamo? Il sangue? Sì, ha voglia. Vai, strozzate, va. Tiè, guarda questo. Mamma mia. Faringabbiano pari, lo sai quando non cogli, non mastichi. Ah, penso che fosse molto più duro, però è proprio tenero. Si scioglie in bocca. Mo tu devi arreggere, taglia e via. Io sono un professionista. Signori, direttamente da Santa Maria della Carità, la picagna squirtosa di Carlino Superior Beef. A Roma si dice mortacci quanto è buono, in Algeria come si dice? Bza bza bza. Tutto chiaro, no? Grande! C'ho il mortacci quanto è buono pure in algerino. Vedi, noi te l'abbiamo devastata sta picagna, boh. Parola al professionista. Scende in terra. Scende, si appoggia. E si taglia. Eccoci. C'è fatto fare una la cosa pericolosa. Fine, ecco. C'è fatto fare una cosa pericolosa.
trovato il primo difetto in questo ristorante. Questo è il coltello con il quale tagliano le bistecche. No ragazzi, la seghetta no, la seghetta strappa la carne, ci vuole la lama liscia, ma si fa in tempo a rimediare, dai, ci vuole davvero poco, basta cambiare coltello. L'importante è che la carne sia buona e che il personale sia preparato e bravo, e qui insomma, in quanto a carne buona ok, in quanto a personale preparato doppio ok. È arrivato un hamburger ragazzi, hamburger con sorpresa. Io non stuzzica tende l'uomo. Sì, per esplodere lo sento. Ripieno. Oddio, ma non c'è al sangue. C'è un sacco di robetta, c'è un sacco di robetta. Mortacci, quanto è buono pure questo. L'ospedale più vicino quanto dista? Mezz'ora. Mamma mia. Bene ragazzi, è arrivato il momento di scegliere il vino, ho dato un'occhiata e siccome sono in Campania voglio onorare il territorio per ringraziare questa bella mangiata che andremo a fare. Ho deciso di metterci su un vino con cui non si sbaglia mai, che è lui, Furore di Marisa Cuomo. Ragazzi, dentro c'è il Piadi Rosso che è fantastico, se lo trovate anche in Prurezza bevetelo perché è stupendo, ma qui abbiamo Piadi Rosso e Aglianico, due vitigni autoctoni del territorio, fantastico. Ecco la bistecca ragazzi, visto che fino adesso avete mangiato poco e rosmarino bruciato, tu mangi te, tieni, buonissimo. E noi se mangiamo quest'altro e pure questa. Tanto di cappello, buona! Ragazzi, e per finire l'assato! E vedi quante ore ha cotto? 7 ore. No, qua. In 7 ore l'hai cotto, in 7 secondi se lo mangiamo. Oggi è qui. Qui signori, c'è poco da scherzare. Ma quando arriva l'assato, la prova è questa. Vediamo un po'. Madre, mamma mia che odore! Questo ragazzi ha cotto 7 ore, ci siete? Guardate qui, quando fa questo vuol dire che è uscito molto bene. Allora, ascolta, Francesca, che questa carino, è per te, ragazzi. Tieni Carmen, con tanto amore, ok? Ma noi ci piacciono le cose bollenti, buone, alla fine della fiera, mm-hmm. Questo locale ce l'ha lo stile per sedurre? Ce l'ha. Ti piace? Sì. Molto. Ce l'ha il carattere per dire? Sì, ha carattere, anche se ho mangiato solamente rosmarino e delle ossa che mi hai dato tu, però c'ha carattere. E quelle te meritate, scusa. Ha un carattere deciso come questa carne, ma tenero allo stesso tempo. Questa ovviamente la tagliamo. Ce l'ha il fisico per convincere sto locale? Vedi un po', che fisico. Quindi sì, la risposta sì, è sì. Vedi un po', mamma di qua. No, bene. No, era perfetto. Questa la tenevo tutta integrale, quando ci ricapita? Bella, che bella padola integrale. Mi piace. Sento proprio in colpo oggi. Ma dimmela ancora, dice integrale, 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 integrale. Conclusione del video. A me questo locale mi ha convinto, ha convinto anche i nostri amici, per essere il secondo giorno d'apertura tanta roba. Due cose non mi sono piaciute, i coltelli a seghetta che io detesto perché personalmente. Strappano, perché strappano. E il menù che ho qui, che per carità è un menù da 6 e mezzo. No? La presentazione è bellissima. Questo come è molto bello. Questo è molto bello, sì, esatto. Dico. Quello che non mi ha convinto è la grafica interna. Secondo me possono fare meglio. Qui possono davvero fare meglio. Anche perché, guarda, poi gli si rovina. Vedi, non c'è cosa peggiore, secondo me, che avere un menù che si rovina, che si buca. Secondo me, da questo punto di vista, possono lavorare. Ma ci sta, ci sta, ci sta. È il secondo giorno. Fronte vino, invece, come vanno questi ragazzi? A fronte vino. Una cosa a favore che devo dire è che sono entrata e vedi vino. Vedi la vetrina del vino, vedi il vino sulla parete. Vedi la vetrina, diciamo quella di bellezza sulla sinistra, non so se l'hai vista. Sì, l'ho vista. Poi sono andata sotto e c'era ancora vino, quindi esposto in un'altra maniera, molto figo, quindi c'è una grande attenzione al vino. La cosa che mi è piaciuta, un'altra cosa che mi è piaciuta, è che c'è un'attenzione particolare sui vini del territorio, quindi numero 2 a favore. Sicuramente è una carta che non è a livello della proposta della carne. Questo sì, quindi diamogli tempo, ovviamente quando apri un locale metti del vino per iniziare a lavorare, piano piano sono sicura ci hanno tutti i mezzi, tutti gli strumenti per crescere ancora. Io sono sicura, Michele, che se torno qua, pure tra 6 mesi, troverò una carta di vini molto molto più ricca. Quindi secondo me wow.
E quello, wow. Francesca, che troveremo anche fra 6 mesi, è un cavo come questo. Ci hanno dato la possibilità di aprirlo. Hanno messo pure la combinazione. Io lo so, 3 giri a destra e 4 a sinistra. Guardate, seguiteci ragazzi, perché questo è un cavo sogno di ogni carnivoro. Guarda, ci hanno anche messo i lingotti d'oro. Non ti dico di che serie è questi lingotti d'oro di polistirolo, però questa ragazzi è una di quelle celle che un carnivoro, un macellaio, un amante della carne, quando le vede si emoziona. Il video termina qua, spero che vi sia piaciuto, spero di avervi raccontato questo locale da cima a fondo. Non ho null'altro da dirvi se non il mio consueto saluto, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao! Salutiamo tutti Michele, ciao Michele! Rimango qui, ciao! Oh, finalmente l'abbiamo eliminato!